Ciao amici e benvenuti nel mio canale. Oggi continueremo a giocare ad Eldaria. Quindi continueremo lo scorso episodio, così vediamo come va avanti la storia perché io sono molto molto curiosa. Quindi direi di iniziare immediatamente. Adesso prendo io il timone. Stavo per andare in cabina per riposarmi un po' quando vidi una strana luce nell'acqua. Wow! Mi sono sporta per vedere meglio di cosa si trattasse. Potresti evitare di sporgerti e cadere in acqua? Ma non preoccuparti per me. Non dovresti andare a dormire? Dovrei, ma è uno spettacolo così bello. Sono dei pesci libellule, vero? Esatto, e sono un branco. E che cosa fanno? Si stanno corteggiando per il periodo di accoppiamento. Capisco, è davvero un bellissimo spettacolo in ogni caso. Mi piace tanto il mare quando è calmo e piatto. Ti senti meglio? Esatto, devi aver preso un'insolazione. Senza dubbio. Ora che ci penso, adesso non si vede perché ci sono le nuvole, ma ho notato che c'era luna piena già da qualche giorno. E quindi... Beh, non ti sei trasformato in una creatura assetata di sangue. Ma è normale. In che senso? Solo nel tuo mondo la luna ci fa questo effetto. Sei già stato nel mio mondo? Io no, ma mia madre e il mio non so quanto ancora indietro di generazione, ci sono nati. Ci hanno vissuto tutta la loro vita, fino al giorno del grande esilio. Il grande che? Fino al giorno in cui i Fairies hanno lasciato il tuo mondo per venire qui a Eldaria. E quando è stato? Tanto tempo fa. Ti ho detto, ai tempi dei miei nonni. Ho capito, ma quanto tempo fa con la cronologia del mio mondo? Non saprei, sinceramente. Non fa niente, allora. Sono tornata sul ponte. Il banco di pesci si stava allontanando. Mi chiedo a che punto i nostri mondi siano legati. Perché i Fairies hanno lasciato la Terra per venire ad Eldaria? E per quale motivo? E come hanno fatto? Ne ho di domande da fare a Miko e alla guardia scintillante al mio ritorno. Sono andata a riposare un po', lasciando a Crom il timone, visto che era molto più a suo agio a farlo di notte. Il banco di pesci era di nuovo lì, come se ci stesse accompagnando. Il giorno dopo abbiamo continuato il viaggio in tutta calma e ne approfittai per guardare il mare e i suoi abitanti. Il viaggio mi è sembrato interminabile fino a quando non abbiamo visto finalmente della terra in lontananza. Terra! Terra! Ti credi in un romanzo senza lieto fine? Ok, fai finta che non abbia detto niente. Ma che bella risposta. Chi ti ha formato? Fammi indovinare. Ezariel? Siamo ancora lontani? Direi qualche ora, visto che il vento non è a nostro favore. E vorrei spegnere il motore per economizzare il ritorno. Saggia decisione. Mi giro verso Elliot. Hai visto? Siamo quasi arrivati a casa tua. Ti sei svegliato finalmente? Ho preso il K in braccio per fargli vedere l'orizzonte e le coste. Elliot urlava di gioia e faceva dei segni con le braccia. Nessuno più di me poteva capire la sua gioia, visto che come lui anche io ero lontana da casa. Ci avviciniamo! Sei già stato in missione nelle terre di Giada? Non ancora. Ma allora perché sei tu ad accompagnarmi? Perché so occuparmi di una nave e... Questo è tutto? Lo so, tanto è sempre così. Ma non capisco, siete la guardia di El, giusto? Siete voi a sorvegliare tutta Eldaria, giusto? Esatto. Ma allora com'è possibile che non siete neanche capaci di organizzare un viaggio come si deve?
Guarda, non è il caso di parlarmi con quel tono. Facciamo quel che possiamo, ma purtroppo non tutti hanno avuto la fortuna di avere una formazione. Persino Miko ha dovuto imparare tutto, non ha avuto altra scelta per il suo ruolo. Ma non siete mica gli unici a proteggere questo mondo. Sì. Oh, non pensavo che la guardia avesse un tale fardello. Non siamo il massimo, ma facciamo del nostro meglio. Scusa, non volevo essere acida. Non ti preoccupare, sappiamo di non essere perfetti, ma facciamo del nostro meglio. E poi siamo arrivati sani e salvi. Non è questo che conta? Diciamo. A quanto vedo, ce n'è di vegetazione qui dai K. La cosa non mi stupisce, i K vivono all'antica. Si vedono da qui gli alberi, penso proprio che non siamo tanto lontani. Avviciniamoci. Ci siamo accostati e abbiamo nascosto la barca poco lontano dalla spiaggia. Crom ha preso i doni che avevamo portato con noi. Wow, queste foglie sono molto più grandi di quanto sembrassero da lontano. In effetti, adesso mi sento ancora più piccolo. E poi siamo andati verso la foresta. E queste statue cosa rappresenterebbero? Mi fai una domanda difficile. Guardando la statua a destra mi viene in mente Jabba the Hutt. Le altre invece mi fanno pensare a un misto tra le statue dell'Isola di Pasqua e la Venere di Willendorf. Il Daria sembra nascondere tanti misteri. Non vedo l'ora di visitare il villaggio di Elliot. A cosa stai pensando? Niente di particolare, guardavo le statue. Ti intrigano così tanto? Tantissimo! E questo è il bello di partire in missione. Puoi scoprire nuovi luoghi e nuove realtà. Ed è la cosa che mi appassiona di più. Ed è per questo che sei sempre in ritardo? Non lo dico per prenderti in giro, sai. Se ne parlassi conmigo, forse potrebbe affidarti delle missioni che metterebbero insieme questa tua passione e il tuo ruolo a Eldaria, non pensi? Almeno ti permette. La vuoi smettere? Ne ho già abbastanza di quello di Ezariel per farmi rompere l'anima anche da te adesso. Sto solo cercando di aiutarti. Non mi stai aiutando dicendo queste cavolate. Scusa, so che non dovrei arrabbiarmi per così poco. Vi ho sentito parlare l'altro giorno, tu e Miko. Ci hai spiati? No, voglio dire, volevo vedere Miko. Non mi ricordo neanche perché e mi sono imbattuta in voi che discutevate. E non ti è venuto in mente che ascoltarci non era una buona idea? Che la cosa non ti riguardava? Che dovresti mischiarti solo in quello che ti riguarda? Mi dispiace. Adesso mi sento davvero male per questa storia. Crom si è incamminato verso la foresta e mi ha ordinato di seguirlo. Ah, mi devo spostare così. Ok. Una volta nel mezzo della foresta, mi sono attardata per guardare lo spettacolo magnifico che mi circondava. No, gli scenari di questo gioco sono bellissimi, secondo me. Mi sentivo persa davanti a questa flora immensa, come fossi Alice nel Paese delle Meraviglie. Il villaggio è da quella parte. Resta qui, vado prima io a dare un'occhiata. Perché non posso accompagnarti? Gli umani sono rari da queste parti e potrebbe essere di cattivo augurio per loro. Visto che sono una faeliana, dovrebbe andar bene, non pensi? Non abbastanza, preferisco non correre nessun rischio. Crome si è allontanato un attimo, ne ho approfittato per dire addio a Elliot. No! Piccolino puzzolente, fra poco ci separeremo. Vieni qui. L'ho abbracciato e l'ho coccolato. Devo dire che mi sono affezionata parecchio a lui. Si è messo a piangere finché un uomo non è venuto verso di noi. Oh my god! Wow! Ma che è giapponese? La tartaruga sa parlare giapponese! Oh mamma,
Ma è una tartaruga gigante. Ma poi parla giapponese? Scusi, ma non capisco la sua lingua. Lei non deve essere originaria delle terre incantate. Allora, benvenuta e piacere di conoscerla. Piacere mio. Io mi chiamo. E come quando Elliot mi aveva detto il suo nome, mi sembrò una lingua incomprensibile. Ma non me la prendo se vorrà chiamarmi con un diminutivo. Penso che signore mi andrà benissimo, se non le dispiace. Oh, anche papi va benissimo. Il cappa lo ha guardato malissimo. Io non avrei osato mancargli così di rispetto. E qual è il tuo nome? Mi chiamo Casey. Che bel nome, immagino che... Elliot è corso verso di lui e ha cominciato a parlargli. Il maestro sembrava pazzo di gioia. È per questo quindi che siete venuti fin qua. Crom, non gli avevi detto niente? Non volevo perdere tempo, gli ho solo detto di fare in fretta e venire con me. E ne avete trovati altri? In che senso? Diversi cappacuccioli sono stati rapiti qualche settimana fa. Ma è terribile! Dove l'avete trovato? Vicino al quartier generale della Guardia di Hell. Ma mi dispiace, abbiamo trovato solo lui. Abbiamo avuto un incidente. Elliot è caduto e... Elliot? L'ho chiamato così perché non riuscivo a pronunciare il suo nome. Spero di non averle mancato di rispetto. Elliot! 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 Vedo che è contento ed è ciò che conta di più. E non preoccuparti per la ferita, la cosa più importante è che sia tornato da noi. Che cosa gli è successo? Stavamo giocando ed è caduto. Boom, big, boom, bada, boom. Vedo che gli hai insegnato delle parole, è un'ottima iniziativa. Abbiamo anche portato del cibo in dono per mostrarvi la nostra buona fede. Vorremmo che le relazioni tra la Guardia di Hell e il popolo di Kappa durassero il più possibile. E cosa sarebbe? Dei cucumi sacquosi. Sappiamo che li mangiate per tradizione. Permettetemi di darvi del cibo di qui per mostrarvi la nostra riconoscenza. Ne avrò per qualche minuto. Oh, grazie, ne sarò... Accetteremo con piacere, ma ci è stato chiesto di rientrare al più presto. Capisco. Avrei una domanda prima di andarmene. Quale? Sono indecisa di cosa chiedere. Diciamo, boh, la prima. Avete degli indizi su chi ha potuto rapire Elliot? Nessuno, ma credo che il piccolo Elliot abbia degli indizi. Ho capito. Allora, arrivederci, Elliot. Arrivederci, Casey. Mi sento triste. I miei omaggi, amico, per favore. Non mancheremo. Ci siamo salutati e mi sono chiesta cosa volesse veramente dire il maestro. Dobbiamo andare via, io mi ero affezionata al piccolino. Crom, spiegami che cosa voleva dire con quella frase. È un modo di dire di qui e vale molto più dei semplici saluti. Ok. Che peccato che non siamo rimasti un po' più a lungo. Un giorno vedrai. Rivedrai il tuo amico puzzolente. Grazie, Crom. Adesso andiamo. La barca. Dov'è la barca? Oddio, dov'è la barca? Abbiamo cercato quella maledetta barca per un'ora, ma senza trovarla. Crom era sicuro di aver messo l'ancora e gli credevo. Glielo avevo visto fare. Non c'era nessuna traccia di passi o altro attorno alla spiaggia. Era semplicemente sparita.
termina l'episodio, è finito così. No, praticamente l'episodio è finito che siamo rimasti bloccati qua al villaggio dei K perché è sparita la nostra barca. Oh no, e adesso come facciamo a tornare nelle terre di El? Io devo andare a vedere Falchione, non posso restare qui, anche se sinceramente, cioè, sono contenta di ritornare da Elliot perché già mi mancava, ma come torniamo alle terre di El adesso? Resteremo bloccati qui? Boh, mistero, ok, lo scopriremo solo nel prossimo capitolo che non vedo l'ora di scoprire. Quindi se questo episodio vi è piaciuto mettetemi un like e scrivetemi giù un commentino che cosa ne pensate. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!